L'humus. Non era proprio quello che mi aspettavo. Riproviamo. L'humus. Ok, già meglio. Dopo questa piccola gags, dopo che mi sono dato una sfoltita, possiamo finalmente parlare di Hogwarts Legacy con la videorecensione. E quindi bentornati su Beyond Gamers, io sono Biccio. Se potessimo riassumere Hogwarts Legacy in un singolo termine, quella parola sarebbe sogno. Perché Hogwarts Legacy è il gioco che i fan di Harry Potter non avevano mai avuto. Sì, abbiamo avuto buoni giochi brandizzati Harry Potter, soprattutto l'Ordine della Fenice e il Principe Mezzosangue, ma da lì in poi giochi decenti, a parte forse Lego Harry Potter, non abbiamo mai avuti, diciamocelo chiaro e tondo. E è da 5 anni che aspettiamo Hogwarts Legacy, perché i primi leak sono risalenti più o meno a circa 5 anni fa. Non si sapeva ancora che tipo di gioco sarebbe stato, però i leak erano molto promettenti e quindi l'hype era molto alle stelle. E poi i trailer degli ultimi 2 anni non hanno fatto altro che pompare all'inverosimile le aspettative. Aspettative in parte rispettate, in parte no, ma ne parliamo tranquillamente ora nella recensione. Quello che è certo è che il team di Avalanche, che state ben attenti, non è il team di Avalanche quello ben più famoso, ma è il team di Cars 3 e di Disney Infinity, quella specie di copia degli Amiibo, hanno fatto il miracolo. Nessuno poteva aspettarsi un gioco di questa caratura, da un team che praticamente prima non ha mai fatto un progetto così importante. È chiaro, non bisogna aspettarsi i valori di produzione di un God of War, di un The Last of Us, però per essere un team che per la prima volta si affaccia al mercato con un gioco veramente così imponente, applausi. Parlando brevemente di trama, possiamo dire che il gioco si svolge nel finire del 1800 e vede il nostro protagonista, che possiamo creare a nostra immagine e somiglianza per quanto l'editor lo possa permettere, non più di tanto, soprattutto nelle caratteristiche fisiche, vede il nostro studente, che dovrebbe essere al quinto anno, ricevere per la prima volta la sua lettera di Hogwarts e recarsi quindi al castello scortato da un professore per risolvere anche un mistero fuori dalla scuola. Non vi dirò di più della trama, non tanto per rovinarvi delle sorprese, perché sappiate che questo gioco grandi sorprese in realtà sul punto di vista della trama non ne ha. Innanzitutto perché tanto lo sapevano benissimo, qualsiasi cosa che andavano a raccontare non sarebbe stata canonica, quindi hanno preferito secondo me evitare di fare una trama molto complessa per concentrarsi più sull'ambiente, sull'atmosfera. La trama secondo me infatti è uno dei veri pochi punti deboli di Hogwarts Legacy per un appassionato. Magari una persona che non conosce bene il brand può anche appassionarsi alla trama, ma un fan di Harry Potter che è abituato alla scrittura della Rowling magari poteva aspettarsi quel qualcosa in più che Hogwarts Legacy non dà. Ma secondo me, ripeto, lo fa apposta per non far arrabbiare nessuno sul punto di vista di magari cose che possono andare in conflitto. Però qualche chicchetta interessante la mette, perché per esempio non ho mai letto da nessuna parte, a meno che non sia stato scritto su Pottermore, e allora chiedo venia, Pottermore per me non esiste. Non ho mai letto da nessuna parte il fatto che Hogwarts, il castello, è stato costruito dalla magia antica. E Hogwarts Legacy, dopo tipo 3 minuti che stai giocando, ti dà questa nozione. Mi è rimasta impressa nel cervello, canon o non canon, non lo so, per me lo è. Quindi comunque qualcosina Hogwarts Legacy vi darà, anche altre cose, per esempio chi decide chi va a Hogwarts, come viene deciso, questa cosa è un easter egg piccolissimo che troverete facendo i collezionabili, ma quando lo leggete la prima volta, se siete appassionati, fate: ah, io questa cosa non la sapevo, ripeto, a meno che non era in Pottermore, non lo so, non mi interessa. Tra l'altro, Pottermore, del cazzo, piccolo aneddoto, hanno annunciato che a ottobre uscirà un libro che si chiama L'Almanacco di Harry Potter, più o meno un titolo del genere. Comunque vi metterò, sicuramente ne riparleremo perché probabilmente farò un unboxing di quel prodotto, perché lo comprerò sicuramente. Potrebbe essere quella specie di enciclopedia che tanto anelavo, un po' tipo, non dico un Silmarillion di Tolkien, ma più proprio un'enciclopedia. Quindi finalmente forse le cazzate scritte in Pottermore saranno su cartaceo e diventeranno per me canoniche da lì in avanti. Ma torniamo a parlare del gioco. La cosa veramente meravigliosa che hanno fatto gli Avalanche è ricreare in scala 1 a 1 Hogwarts. Io tutto potevo pensare, tranne che Hogwarts sembrasse veramente quello che nella mia testa mi ero immaginato leggendo i libri. A parte l'estetica meravigliosa che hanno dato per i film, che ormai è diventata iconica, tutti la conosciamo, ma visitare in prima persona quelle stanze, sapere che girerò quella porta e ci sarà quel posto, perché è una riproduzione fedele a quella dei film,
ma aggiungendo cose che non si sono mai viste, tipo, che ne so, l'aula di astronomia, non si è mai vista, l'aula di babbanologia. Quindi tu, se sei un vero fan di Harry Potter, esplori il castello che lo conosci già a menadito, perché, cioè, magari non sai orientarti, però sai, ah, ok, lì c'è quella cosa, lì c'è quell'altra cosa. Poi vai in certi posti e dici, qui dovrebbe esserci, che ne so. Voi, per esempio, andate nel posto in cui vi immaginate che c'è la casa comune di Tasso Rosso. E lì vicino dite, beh, qui per forza ci deve essere il quadro con la pera, che se gli fai il solletico, dietro ci sono le cucine, cioè è lì. È proprio in parte alla casa di Tasso Rosso, perché è dove dovrebbe essere. Ma tante altre piccole cose, veramente, il castello. Se avessero fatto un gioco ambientato solo al castello, sarei stato estremamente contento. Infatti, ogni tanto, adesso, nonostante l'ho platinato, è già qualche giorno che magari riaccendo la console e mi faccio un piccolo giretto nel castello di Flavor. Adesso mi metto l'indicatore e vado fino al campo da Quidditch. Il Quidditch. Campo da Quidditch che è lì al momento per estetica, perché come ben sappiamo, il secondo vero punto debole di Hogwarts Legacy è che bellissimo il castello, bellissima l'atmosfera, bellissimo tutto, le musiche, tutto stupendo, ma non c'è Quidditch. Questa cosa urla fortissimo DLC, perché palesemente uscirà un DLC su Quidditch. Magari non esce un DLC, ma uscirà Hogwarts Legacy 2 e includerà il Quidditch, però prima o dopo devono metterlo, per forza devono metterlo, perché non ha senso non aver messo il Quidditch. Ma è un'altra cosa che secondo me è ingiustificata come assenza. Nonostante nei loro devlog hanno spiegato come mai, ma per me rimane ingiustificata, è che mancano dei minigiochi seri, importanti, mancano le gobiglie, mancano gli scacchi magici, però hanno messo il campo dell'evocatore, che penso sia la cosa più brutta che abbia mai visto nella mia vita legata a Harry Potter. Come fa anche solo una persona, finché sviluppa quel minigioco, lì a dire, ah sì, è bello, teniamolo. No, non esiste. Toglilo immediatamente e dammi le gobiglie piuttosto, che fanno schifo uguale, perché è il campo dell'evocatore è gobbiglie al contrario, quindi orribile, ma perlomeno le gobbiglie esistono nei libri, quindi se me le dai almeno sono contento, invece questa roba qua ti sei inventato una roba proprio tappabuchi che non esiste, come nel momento che hai sviluppato il sistema di volo con la scopa, che hai messo il campo da Quidditch, che hai messo i palloncini da andare in giro che non servono a un cazzo, fammi il Quidditch, tanto ormai è pronto, basta solo che metti le regole e il gioco è fatto, però vabbè, vedremo in futuro, perché sicuramente ci sarà un DLC del Quidditch. Per forza, quello che poi avrei aspirato a migliorare un pochino sarebbe stato proprio l'ambiente scolastico, perché nonostante la scuola sia bellissima e di lezioni ce ne siano parecchie, perché comunque di incantesimi ce ne sono oltre, mi pare, una trentina, ma in realtà le lezioni servono esattamente a quello che speravo non sarebbe successo, ossia vai lì, guardi un mini filmato, apprendi l'incantesimo ed è finita. Addirittura di pozioni c'è una lezione. Una lezione di pozioni in cui non fai praticamente niente, premi X per mettere il liquido, ruota la levetta per mescolare. Fine. Quando bastava prendere del minigioco del Principe Mezzosangue, avevi fatto, me lo facevi fare 3-4 volte nel gioco, e dicevo, ah, ok, sto andando a pozioni. Invece così me l'hai messo una volta sola, come lezione di volo, una volta sola, trasfigurazione, una volta sola, più o meno. Cioè, capirete che in un gioco dove prettamente tu passi un anno della tua vita dentro un castello a studiare, mi aspetto di fare queste cose, quando invece in realtà oltre metà di quelle 60 ore le passi fuori dal castello. E secondo me questo è il terzo più grande punto debole del gioco. L'open world è troppo grande. È troppo grande, ha troppi collezionabili, troppo ripetitivo, le prove di Merlino, che sono dei mini puzzle, sono un dito in culo. Catturare gli animali, per quanto sia bello, perché la stanza della necessità è fondamentale, dopo ne parliamo bene della stanza della necessità, è divertente. La prima volta che trovi una specie nuova, poi non lo farai mai più. Letteralmente non lo fai mai più. Ok? E la cosa più grave è che la mappa, essendo gigantesca, quando tu la esplori per cercare gli indicatori, quindi zoomi, guardi, cerchi, tu non hai la possibilità con un tasto di rimuovere gli indicatori che non vuoi vedere. Quindi tu devi cercare in mezzo a tante orme di animali che mai andrai a ricatturare perché li hai già presi. Tu trovi. Ah, ecco l'icona che mi serviva. Ma l'hai cercata un quarto d'ora, perché la mappa è piena zeppa di icone che non ti interessano. Non mi dai la possibilità di sistemarle.
L'unica che grazie a Dio si tolgono dal cazzo sono le prove di Merlino. Una volta che le hai fatte, spariscono dalla mappa, come quelle della magia antica, come... Sì, certe cose spariscono, ma tante rimangono costantemente a schermo, tipo gli accampamenti. Una volta che l'ho fatto, toglimelo, non te mi metti una spunta. Toglilo, perché non ci tornerò mai. Capito? Quindi, questo si vede che è il retaggio degli open world Ubisoft. Ok, quegli open world che devono avere tantissimi collezionabili dentro, tanti accampamenti, e loro purtroppo hanno preso quel modello, come fanno tutti praticamente ormai, e l'hanno preso, e incollato, fatto Hogwarts Legacy. Questa cosa abbassa di molto la godibilità del gioco, che è un gran gioco, combattere è veramente divertente, esplorare è veramente divertente, però se poi mi fai fare 95 prove di Merlino, che sono 10 prove, ripetute per 9, più evidentemente altre 5 che continuano a ripetersi, mi sto rompendo i coglioni. Quando invece tu sai cosa potevi fare? Una prova di Merlino per ogni segmento di mappa, e io me la facevi un po' più complessa, io arrivavo lì e dicevo, ma che cazzo devo fare? Stavo lì, perdere tempo, facevo l'enigma, oh, mi sento bravo, l'ho risolto. Se invece me ne metti 95, di cui appunto 10 ripetute per 9, e ogni volta che arriverò in una prova di Merlino non sarà una prova di Merlino, ma sarà una prova di Merlino. Qual è questa volta? Vediamo. Ah, è quella con la palla. Ah, è quella con i falò. Ah, è quella che è due coglioni. Chiaro, non si fa così un open world, però tutti fanno così. Perché, ah sì, il gioco dura 60 ore. Guarda, preferivo giocarne 40, in cui mi divertivo costantemente, che non fa 40 in cui mi diverto, 20 in cui mi rompo i coglioni per prendere un merda di trofeo. Chiaro, e voi dite, ma nessuno ti obbliga a farlo. Beh, ma nessuno ti obbliga a fare quei trofei lì. Al netto di questi difetti, però, devo ammettere che il gioco è veramente divertente. Tu puoi crearti una build tale in ogni slot di equipaggiamento degli incantesimi che puoi fare o come ho fatto io, ossia che avevo ogni quadrante di blocco era un tipo diverso, tipo quelli gialli, quelli viola, quelli verdi, quelli rossi. Oppure puoi farli misti, così in ogni quadrante avrai sempre qualcosa per rompere gli scudi agli avversari, perché gli scudi vanno con gioco di colore, scudo viola, devi usare una magia viola. Quindi molto basilare, sembra un po' una variante tra Spider-Man e un Batman Arkham, però dalla distanza, perché inizialmente, vi faccio un esempio, io inizialmente giocavo questo gioco come un Souls, perché ormai il mio cervello ragiona che se tu mi dai il roll e la schivata veloce, tu mi dai la possibilità di andare sotto al nemico e rompergli il culo. Quindi io andavo vicinissimo agli avversari, quelli più grandi, e facevo colpo, 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 roll, colpo, 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 roll, però morivo spesso perché loro hanno degli attacchi molto ampi. Quel giorno che Nicolas mi stava guardando in SharePlay mi fa: ma perché stai giocando così? Sei un mago? Allontanati. Mi allontano, il gioco cambia da così a così, senza più venire toccato da nessuno. Quindi è un gameplay che diventa anche addirittura frenetico, perché a volte a schermo hai 15 nemici che bene o male, con i loro tempi, ma bene o male, ti attaccano contemporaneamente a volte. Quindi tu devi saper gestire tutto, tipo devi decidere, ok, ora userò per esempio il protego, quindi il tasto del parry, solo per fare un parry, oppure lo terrò premuto per fare parry e contromossa. Mi conviene fare questa cosa, mi conviene fare quella cosa. Quindi è molto variegato su quel punto di vista. Le ambientazioni fuori da Hogwarts, nonostante, ripeto, quello che ci vai a fare dentro siano abbastanza noiose, però tutto sommato è molto piacevole esplorare le zone, nonostante sia in realtà quasi tutta aperta campagna e villaggetti. Però ci sono due cose molto importanti di cui voglio parlare, ossia Hogsmeade e la stanza delle necessità. Parliamo prima della stanza delle necessità, visto che è ancora dentro il castello, poi parliamo del fuori. La stanza delle necessità potrebbe essere, se vi va, letteralmente un gioco nel gioco, perché man mano che voi avanzate nell'avventura, la stanza diventa sempre più grande, sempre più grande, sempre più grande, e con sempre più possibilità di inserirci cose. Io per esempio ho fatto una sezione dedicata solo all'erbologia, una sezione dedicata solo alle pozioni, tutto quanto diviso con dei bei separè così da non rovinare l'estetica, una sezione dedicata a Hogwarts, quindi ho messo tutti quanti gli stendardi delle varie case, una sezione in cui ho fatto letteralmente collezionismo alla bicio con le statue, e quindi ho fatto tutte le mie statue esposte nella grandezza più piccola possibile per farle in maniera tale che ci stessero tutte. E poi c'è una sezione dedicata, che ne so, al Quidditch. Ci sono ben quattro vivari in cui puoi mettere gli animali fantastici che catturi, e quindi c'è quello notturno dove magari puoi mettere i testral, quello lì marino dove puoi mettere le rane. Ed è veramente bellissima la stanza delle necessità. È che anche qui, purtroppo, tu a un certo punto hai l'inventario talmente pieno di cose che non ha più senso che torni lì a farti le pozioni. Non prendi mai danno, non usi le altre, perché tanto sei già
più forte di tutti. Per esempio, io che ne so, le mandragole, le piante, quella roba lì, io personalmente non le ho mai usate. Magari uno che le usa di più, giustamente torna alla stanza delle necessità e se le prende gratis senza doverle comprare. Però anche lì, gli animali, nel momento che trovi dei vestiti veramente forti, che i bauli in Hogwarts Legacy sono casuali, quando tu apri un baule, non troverai mai quello che ha trovato un altro giocatore. Tu trovi cose tutte randomiche. Quindi, se hai un po' di culo, tu potresti trovare cose fortissime fin da subito, che se le potenzi. Già a metà gioco tu hai la build finale, più o meno, possiamo metterla così. Quindi anche lì, non tornerò mai più poi ad accarezzare i miei animali, a dargli da mangiare per prendere le loro piume e potenziare i vestiti, perché l'ho già fatto. Quindi diventa una cosa se lo fai perché vuoi farlo, non perché ti serve farlo. Però da questo punto di vista, la stanza delle necessità è una piacevolissima aggiunta, fatta veramente da Dio, niente da dire, solo che, ripeto, io a una certa mi sono trovato a non usarla più. Hogsmeade è l'alternativa obbligatoria che hanno dato a Diagon Alley, perché nel gioco non c'è Diagon Alley. Io ci sono rimasto veramente malissimo, più del Quidditch forse, perché nei trailer si vedeva la Gringotts, e la Gringotts effettivamente c'è, però ci vai con uno stratagemma di trama nella primissima missione e poi mai più. Io davo per scontato, c'è la Gringotts nei trailer, quindi c'è Diagon Alley, solo che non se la fanno vedere per non spoilerarcela. Non c'è Diagon Alley. Non c'è Diagon Alley nel gioco. Tutte queste cose che non hanno messo il Quidditch, Diagon Alley, il Ministero della Magia, tutti quanti i posti che comunque conosciamo, che abbiamo già visto nei film, ma che non sono presenti nel gioco, o per un motivo di trama o per un altro, ma comunque non sono presenti nel gioco, urlano DLC, urlano Hogwarts Legacy 2, urlano espansione, urlano qualsiasi cosa, ma prima o dopo devi metterlo, devi farlo. Perché innanzitutto non esiste un gioco Warner Bros. Che ha mai fatto un lancio così da record come World Legacy, quindi ora Warner Bros. Farà così. E noi faremo così. Quindi, per forza di cose, uscirà qualcos'altro anche da World Legacy. Appunto, però, hanno messo Hogsmeade. Hogsmeade, nonostante tutto, sì, va benissimo come unico vero posto dove vai a comprare gli articoli magici al posto di Diagon Alley. Non è iconica, secondo me, Hogsmeade tanto quanto Diagon Alley. Ma va bene lo stesso, cioè, già solo per poter vedere Zonko e Mielandia in autonomia, come voglio vederli io, con la mia calma, guardando un po' tutto, cioè, sono cose veramente che uno aspettava da anni, ma anche solo, io continuerò a ripeterlo, esplorare il castello è la cosa più bella che potessero farmi fare da videogiocatore, io non vedevo l'ora. Quindi, in realtà, non c'è molto altro da dire. Sappiate solo che per un fan è un gioco da 9 secco. Secco 9. 9, 10 perché mancano quelle cose. Quindi no, è un gioco da 9 secco. Da videogiocatore normale, senza tenere conto il cuore, quello che Hogwarts Legacy ti dà a livello proprio di fanservice, è un gioco da 7,5, essere onesti, io gli darei un 8,5 comunque. Perché mi ha divertito, nonostante i suoi difetti. Nonostante mi sia un po' annoiato nella parte open world verso la fine, non mi ha praticamente mai dato fastidio giocare. Anzi, ogni giorno non vedevo l'ora di tornare a casa a giocare a Hogwarts Legacy. Quindi, ed è neanche con God of War Ragnarok che mi è successo, capite? Nel senso, e God of War Ragnarok l'anno scorso, se non ricordo male, l'ho messo in terzo posto della top 10. Sarà difficile che esca qualcosa che lo faccia uscire dal primo posto della top 10 di quest'anno, nonostante siamo solo a marzo. Io già ve lo dico, perché cosa esce quest'anno per me? Esce Final Fantasy XVI? Sì, mi interessa, ma anche no. Esce Spider-Man 2, in teoria. Ok, ma è un sequel, è una roba che ho già giocato, come Ragnarok, è una roba che ho già giocato, so già cosa aspettarmi. Per quanto possono cambiare le cose, magari mettono, fanno, brigano, ma è pur sempre il 2. Io quando mai ho avuto un Hogwarts Legacy? Mai. Quindi, a meno che non esca veramente qualcosa di nuovo, di clamoroso, sappiate già che vi troverete Hogwarts Legacy al primo posto della top quest'anno. Senza dubbio. Tra l'altro, questo cazzo di castello hanno fatto una roba talmente meravigliosa che adesso non vedo l'ora che io ho lo stipendio per comprarmi l'artbook ufficiale 56 bombe, per guardarmi, per sfogliarmi, per vedere tutti gli studi che hanno fatto per fare sto castello meraviglioso. Cioè, proprio si vede la passione per il brand. E sapete cosa? La mia domanda era: potrà il Wizarding World dimostrare che può sopravvivere anche senza la Rowling? No. Perché tornando al discorso iniziale,
la trama non regge minimamente il confronto con quello che J.K. Rowling sa scrivere, se vuole farlo. Nonostante sia un ottimo prodotto. Quindi comunque potresti provare a scrivere, che ne so, una serie TV senza la Rowling. Però secondo me lei sa scrivere e nella sua semplicità è una grande scrittrice. Io voglio che torna a scrivere per Harry Potter, non di Harry Potter, per Harry Potter, per il Wizarding World. Scrivi una bozza di trama sui fondatori per una serie TV. Adesso addirittura si vocifera serie TV su Hogwarts Legacy. Non è una trama così interessante da dire devo farci una serie TV, però guarda, vi dico, sono talmente tanto in carenza di cose di Harry Potter dopo Hogwarts Legacy, che era anni che aspettavo, che qualsiasi cosa mi darai come serie TV, film, io non voglio vedere, voglio più cose, voglio un universo espanso. Ok, dopo lo so anch'io che non si potrà mai raggiungere quello che fa Disney con Star Wars, che ogni anno butta fuori roba su roba, dopo la gente si incazza perché magari la qualità non è al massimo, però almeno c'è roba da guardare. Io non ho niente di Harry Potter, niente, ho solo quello che c'è già, non c'è niente di nuovo per me, devo sempre aspettare anni e anni per avere cose nuove. Quindi, oddio, dopo non so se è il caso di dire voglio tante cose e poi è la merda, come gli animali fantastici, però magari già solo sapere, oh che bello, uscirà qualcosa, avrò qualcosa da guardare, mi fa piacere, e quindi spero che Warner Bros. Capisca, posso lavorare anche senza la Rowling, dopo non so i loro contratti come sono, se per forza di cose deve esserci lei dietro per cose filmate, magari per i videogiochi evidentemente no, però per serie TV, film e quant'altro, lì evidentemente a quanto pare c'è il veto dell'autore, questo mi pare che sia insindacabile, però vedremo cosa succederà in futuro. Quindi, spero di non essermi ripetuto troppo, spero di non essermi dilungato troppo, ma avevo tanto da dire, avevo tanto da elogiare di Hogwarts Legacy, ma avevo anche tanto, come sempre, da dire se le cose non vanno, perché come sapete sono una persona onesta. Non è che perché una cosa mi piace, allora la pompo come la cosa più bellissima, magnifica, grandiosa che si sia mai vista. Se c'è un difetto, lo dico, lo evidenzio, lo ribadisco più volte nello stesso discorso per interi minuti. Però sapete che non parlo così tanto se qualcosa non merita discussione. Se no facevo un video da 12 minuti, tipo con Inscription, quei giochi lì, che è bellissimo, tutto quello che vuoi, ma oltre 10 minuti mi pareva di esagerare. Con Hogwarts Legacy, non lo so, sfiorerò i 20 minuti di video? Probabilmente sfiorerò i 20 minuti di video, io potrei parlarvi di altre cose, ci sono altre cose di cui vorrei discutere, però ve lo evito, perché tanto il gioco è uscito da un mese, ormai chi voleva l'ha giocato. I recensori ne hanno parlato per giorni, ovviamente c'è Every Eye che non vedo l'ora di fare il prossimo articolo, come muovi il personaggio in Hogwarts Legacy? Ah, con la levetta, ah, grazie, non l'avrei mai scoperto, come ci si cura in Hogwarts Legacy? Grande stampa giornalistica italiana. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa, ho registrato delle belle clip di Hogwarts Legacy finché giocavo, in cui magari erano le prime volte che vedevo certe cose e mi emozionavo, quindi aspettate a chiudere il video dopo i saluti perché ve le metto, basta, fine, ciao. Quindi ragazzi, se questo video vi è piaciuto fatemelo sapere con un commento, con un mi piace, vi ricordo che in descrizione sono i link a tutti i miei social, fatemi sapere anche se avete giocato a Hogwarts Legacy, se vi è piaciuto, se volete il Quidditch, se volete un DLC, se vorreste già un 2, e quindi ci vediamo alla prossima, sempre qui su Beyond Gamers Nox. Eccoci. Anche le note. Eccoci. No, poi chi è quel tono? Opening, titolo forse, eh? Eccoci. Pensa che è in engine sta roba. Hype, cazzo. Ma non vedo l'ora di esplorare, di esplorare. Forse attieni a Pirafondo. Cago, ma io volevo che urlasse Grifondoro! Ah, bisogna accettare la casa, Nicolas. Ah. Accettiamo, per forza. X trofeo! Trofeo, tanto di cappello! Eh sì? Grifondoro! Wow! E poi lo scherzo di Zonko! Mielandia!
Zonku, tre mani di scopa, Melanda, Melandia. Qua, queste qua sono le statue del Pirtotum locomoto, il Frate Grasso! Ciao! Farò anche. Prima dopo farò altro. Ah! L'estesa magica! Oh! Cosa fanno questi? Che cazzo stanno facendo? Bellissimo! Su! Ah! Su! Ecco! È meglio per spostarsi? Sta giù per destra, giù! Si va! Wow! E sopra la stazione di Hogsmeade, salviamo la rotaia. Il treno! Il treno! Il treno! E non pensavo ci fosse il treno! In movimento! Lo seguo. Posso sedermi sopra? Sarà di adattarlo sopra il treno? No, ok. Su! Ciao treno! Ciao! Grifondoro vince la Coppa delle Case! Che cazzo di raccomandati che siamo noi qua? Cazzo, la pelle d'oca, Dio mio. Altro tizio. Sono tutti penati! Tutti proprio!